Ben ritrovati all'incontro settimanale con la parola di Dio. Siamo giunti alla domenica 23esima del tempo ordinario. Oggi Marco ci racconta. In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla. Gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effata, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. Comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e pieni di stupore dicevano: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Se dovessimo così rinchiudere la parola di Dio di oggi nella sequenza di tre verbi, potrebbero essere l'ascoltare, il ricordare e il raccontare. Gesù interviene in una persona che non può ascoltare, che non può quindi ricordarsi, che non può raccontare. E interviene con un gesto di una nuova creazione. Lo pone in disparte, non cerca la spettacolarità di quello che sta facendo, ma cerca l'incontro intimo con questa persona. E l'aprirsi è riferito al cuore, all'interiorità dell'uomo. Perché anche per il popolo di Israele i segni di una malattia indicavano una difficoltà interiore. Ecco allora che l'aprirsi invita una realtà nuova. C'è una nuova creazione. Ecco allora i segni del toccare, ecco ancora la saliva, ecco il pregare. Il sordomuto che ascolta di nuovo può allora entrare nella storia di Israele. Shema Israel, ascolta, il Signore è unico, il Signore è il tuo Dio. E ascoltando puoi intuire, puoi fare memoria, puoi ricordare quello che il Signore ha compiuto per te ed in te. E poi puoi raccontarlo. Raccontarlo e diventare testimone. Testimone attraverso anche una indicazione, uno slancio come quello che dice Isaia nella prima lettura: coraggio, non temere. Forse è questo l'annuncio più bello, più importante che ognuno di noi, discepolo, testimone, è chiamato a portare agli uomini e donne del nostro tempo: il coraggio, il non aver paura, il sapere che il Signore viene a difendere, viene a salvare, viene a sostenere, viene ad incontrare. Ecco che allora anche noi ci chiediamo dal profondo del nostro cuore quali sono le nostre paure, che cosa ci trattiene, che cosa impedisce a noi di essere uomini e donne nuovi. Forse è il non sapere verso dove siamo incamminati, forse è il dimenticare quello che abbiamo vissuto, forse è la paura e l'incapacità di raccontare. Però dobbiamo sentire in questo incontro di questa domenica la bellezza di Dio che ancora una volta crea. Ecco allora: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi, fa parlare i muti, ricordando ancora una volta Isaia che annuncia che Dio apre, che Dio sostiene, che Dio accompagna, che Dio libera. Allora ecco che in me, in ognuno di noi, la creazione si rilancia. Scopro che veramente sono una persona nuova, ma soprattutto sono una realtà in cui il Padre, attraverso il Figlio, nello Spirito, si compiacciono.
E allora non dobbiamo avere paura, nessuno di noi. Nessuno di noi deve temere, perché il Signore ancora una volta viene a salvare. A noi sta il compito e l'avventura di incontrare il Signore, di ascoltare la Sua parola, di diventare custodi, di meditarla, di poterla ricordare, cioè riportarla al cuore in ogni istante, non confidarla e consegnarla in luoghi, spazi lontani, ma tenerla nel nostro cuore per poterla raccontare, per dire agli uomini e alle donne del nostro tempo che ancora una volta il Signore fa buona e bella ogni cosa. Ancora il Signore viene, ci chiama in disparte, sana le nostre ferite, rilancia la nostra vita. Buona domenica.